Dal vostro M e dal Bakasan, siamo qui fuori dall'ostello in cui abbiamo passato le prime due notti a Kyoto. Adesso ci trasferiamo in un altro. Il bello è che io andrò in autobus mentre il Bakasan a piedi. Vedremo chi farà più in fretta. Il problema del Bakasan è la valigia da 49 milioni di chili che oramai si sta trascinando dietro. Ci rivediamo dopo con i programmi della giornata. Ciao! Noi che ci facciamo tanti problemi per la raccolta differenziata e per i pattumi e quelle cose lì, vi faccio vedere come la fanno qua a Kyoto. La mattina presto la lasciano per strada, dentro a questi bei sacchettini, e dentro mezzogiorno questa sparisce. Per me non va male. Lei cosa dice, Bakasan? Ottimo. Io e il Bakasan siamo arrivati al Koimizudera Temple. Bellissimo. Anche la vista di Kyoto che permette. Faccio una breve carrellata, là c'è la torre di Kyoto e vi faccio vedere un attimo il complesso. Molto bello. Parte sempre del Koimizudera, ve la faccio vedere, è molto grande e sicuramente da vedere, non se lo si può perdere. Veramente ampio il complesso del Koimizudera e vi faccio vedere la vista che si può vedere. Bakasan, siamo ancora dentro il complesso del Koimizudera, insieme di templi incredibile. Siamo nel tempio dedicato all'amore. Lui è felice perché con la sua giappa, visto che lui ne ha una, e ne conosce già la tauromachia, e vi faccio vedere il complesso. Stiamo lasciando il Koimizudera, ormai sono quasi le 2 del pomeriggio e volevo farvi vedere un po' l'area commerciale ai piedi del tempio. Siamo nella meglio via di Kyoto, come la chiama il Bakasan. Quello alle mie spalle, questo qua, è il ryokan dove abbiamo alloggiato nel 2009, non è costato per niente poco. Siamo vicino al Kodaiji Temple, un tempio zen bellissimo che è esattamente alle mie spalle, sopra queste scale. Alle mie spalle il Kodaiji Temple, almeno l'entrata. Qua alla mia sinistra un tempio dedicato a una mucca sacra. E adesso vi farò vedere il buddone gigante che c'è qua, alto mi sembra di 30 metri. Alla fine io e il Bakasan siamo riusciti a venire dal Musashi Sushi, sono solo le 3 e un quarto del pomeriggio per cercare un buco. Siamo anche al secondo piano. Questo sì che è un kite. Bakasan, stiamo per iniziare il cammino del filosofo che ci porterà fino al Kinkakuji e poi andremo a vedere l'accensione dei fuochi qua a Kyoto. La via del filosofo inizia con dei gatti e tantissimi ciliegi. Bakasan adesso sta provando a dargli qualcosa da mangiare. E devo dire che questa strada che costeggia un fiumiciattolo in primavera con i ciliegi in fiore deve essere uno spettacolo. Il vostro M è qui da solo, il Bakasan sta attraversando questo ponte e noi stiamo aspettando qua sulle rive del Kamagawa l'accensione di questo kanji che vedete sopra il mio dito, che alle 8 si infuocherà nel buio di Kyoto. Spero di riuscire a farvelo vedere perché purtroppo il tempo è cambiato rapidamente oggi e c'è un po' di rischio di pioggia. Eccolo qua, il Gozano Kurubi, purtroppo è l'unico modo che ho per riprenderlo e spararmi una luce in faccia, quello, il kanji sulla montagna, bello illuminato,
sono le 8 e qualche minuto e io e il Bacassan, occupatissimo a fare le sue belle fotografie, ci risentiamo domani che ci trasferiamo a Hiroshima. Ciao ciao!